Dovrebbe essere una lotta sportiva, naturalmente è una lotta estata, però queste sono giornate che esulano un po' da tutti i discorsi tattici, tecnici. Qual è la prima cosa che ti viene in mente al termine di questa vittoria? La prima cosa che mi viene da dire è complimenti ai miei ragazzi, complimenti anche al Pescara, onestamente, perché ha fatto è venuta fuori una bellissima partita. Maschia, giocata, fischiata benissimo, dove credo che non ci sia da recriminare da nessuna delle due parti, dove fortunatamente è andata bene per noi e che ci permette di continuare il nostro cammino. Queste partite ci fanno crescere come gruppo, singolarmente, tecnicamente. Avevo chiesto loro di dimostrare l'orgoglio che devono avere e il senso di appartenenza che sempre hanno dimostrato e che in queste partite è fondamentale. Credo che la gente l'abbia visto e sentito. Ieri dicevi dobbiamo essere bravi a non pensare di vincerla già dopo il primo tempo. Sei stato buon profeta perché è uscita fuori la gara che ti aspettavi, un punteggio molto basso, una fase difensiva che ha funzionato alla grande e ovviamente c'è stato poi da soffrire fino all'ultimo secondo. Ma queste partite poi la terza, dove la stanchezza viene fuori, gli errori si sommano chiaramente, la lucidità viene meno e quindi è normale che vengano fuori partite così lottate, fisiche in questa maniera, dove il risultato spesso è basso, ma è anche il bello di questo sport secondo me. Queste partite difficilmente escono fuori partite diverse, soprattutto con due squadre che si equivalgono più o meno, quindi la partita devo dire che è venuta per come me l'aspettavo. Settimana scorsa dopo gara 1 avevi detto ci siamo conquistati almeno la possibilità di giocare la bella, adesso vi siete conquistati la possibilità di vivere almeno 10 giorni di grande pathos ancora. Il merito soprattutto dei ragazzi, questa vittoria l'hanno proprio voluta e quindi si devono godere la possibilità di giocarsi la promozione in A1, che a questo punto è comunque un obiettivo, è inutile che diciamo cose che non sono, quindi comunque è un obiettivo, mano a mano, sempre parallelo all'obiettivo di crescere, quindi non è un obbligo. Diciamo che alla fine della fiera, come si dice, comunque credo che questi ragazzi hanno veramente dimostrato tutta la loro crescita, tutto il sacrificio che c'è stato in questi 9 mesi di lavoro dietro a questa partita.